Ay, too much of anything is not good for anybody. Per meno si scappa dalla Jordan 1, cioè è possibile. Creando un problema diventa comunque appetibile per il collezionismo. La Jordan 1 era stata vietata perché non potevano essere indossate scarpe con più di un colore. Tipo non devi, non puoi, perché se non sai neanche chi è, non me... Per me queste sono delle follie. Ah, sono persone che non sanno chi è Stan Smith. È anche accettabile che un ragazzino del 2010 faccia fatica a sapere chi è Michael Jordan. Ma il perché secondo voi quel tunnel maledetto non riesce a sfondare in un altro sport? Che i calciatori sono dei tamarri e non sono stilosi. questa è la verità, appunto. Ma la canestro è fatta solo di gente stilosa. Oiana, passa quella palla, qui vengo, sono libero, la metto dentro con un finger roll. Capitano della squadra, sono leader, bro. Qui sul campo c'è Lucifero. Stile più skills, yeah. Non batti l'equipe, yeah. Sempre in the gym, yeah. We gonna make some big checks. Si chiedono che ho fatto per entrare nella liga. Ho sbagliato mille volte prima di arrivare qui, bitch. Check it out, check it out. Step out, step out. Step out in collaborazione con Moab. Questa mega super location bomba della LBA Court Experience. Io sono Tommy. Prima di cominciare, non voglio rubare tempo a nessuno. Prima di cominciare voglio ringraziare Abby Abbas, che è il papà di questo podcast, che mi ha coinvolto e mi ha fatto essere qui oggi, mi ha dato questa grande responsabilità. E parleremo di basket, parleremo di streetwear, parleremo di stile, parleremo di moda. Abbiamo qui il top degli esponenti del settore. Anche se non serve, li presento al volo. Gammon, artista, intrattenitore, qualsiasi cosa lo conoscete già. Leo Colacicco, designer, direttore creativo. Danilo Paura. Quindi siamo super on point e cominciamo, come vi ho detto, parliamo di streetwear. Io, siccome seguo G da un sacco di tempo sui social e ho vissuto con lui il suo percorso di collezionismo di sneakers, per partire io voglio che mi parliate di come la pallacanestro, in generale magari lo sport, ha influito sul vostro stile, sulla vostra arte e su tutte le cose che fate nel vostro lavoro e nella vostra vita. Chi vuole può cominciare. Ma io credo che sia direttamente che indirettamente tutti siamo stati coinvolti, travolti da questo sport, no? Probabilmente nel linguaggio, nel modo in cui ci vestiamo, e lo sport diventa importante giocandolo, ma anche fuori. Forse quello che ha fatto questo sport per quello che siamo noi oggi è molto più importante dello sport nel rettangolo di gioco, no? Quindi io credo che questa roba qua inconsciamente o consciamente ci abbia completamente, veramente travolti. Io questo proprio, vabbè, lo credo, no? Se non fosse probabilmente per questo sport, io probabilmente non farei e non sarei qui a testimoniare, tra virgolette, il mio percorso lavorativo. Quindi il fatto che siamo qui a parlare di streetwear, no? Senza il basket, lo streetwear probabilmente non sarebbe nemmeno esistito. Quindi non è stato importante, è stato fondamentale, e questa è una cosa fantastica, perché forse penso sia lo sport più aggregante che ha unito, cioè non si può parlare di basket senza parlare di musica, senza parlare di sneakers, e quindi è assolutamente sì, non coinvolti ma travolti. Alla grande, concordo. Parlando del mio caso, assolutamente sì, perché alla fine il mio brand si chiama LC23 e il 23 deriva proprio da idoli sportivi avuti, che partono dal calcio, finiscono nel basket, quindi Michael Jordan, David Beckham, un po' tutte queste persone qua, quindi assolutamente sì. Credo anch'io che senza il basket lo streetwear non sarebbe esistito. Credo anch'io che ci sono delle forti contaminazioni tra questo tipo di sport e quello che io e Dani facciamo, quindi assolutamente d'accordo con Tommy. Il volume del mio microfono è lo stesso, voi mi sentite? Più o meno, vero? Ok, ora vi dico il numero del mio IBAN, ditemi se lo... Dici il numero dei tuoi sneakers. Esatto, no, quello non lo posso dire. Cioè, la mia relazione con la pallacanestro è più o meno come la tua, forse sono un giocatore mancato. Ho iniziato a giocare che ero un bambino, la fortuna di avere giocato nel momento in cui gli anni 90 esplodevano, quindi ero un ragazzino
nell'esplosione proprio di quello che succedeva anche nel campo e fuori dal campo, dove quello sport diventava, diciamo, anche una grandissima vetrina, grandissima copertina. Gli atleti uscivano fuori dal campo, non erano più degli atleti, diventavano dei marchi, erano tutt'altro, tutto era per portarti a pensare che se avessi magari indossato quelle scarpe, se avessi messo quella canotta, tu saresti stato come loro. Quindi lo stile di tante cose che ho fatto è stato influenzato da quello. C'è un momento, diciamo, però del tempo, che è proprio gli anni 90, dove la pallacanestro, soprattutto americana, è diventato un fatto globale di esportazione, e dove ha contagiato anche altri ambiti che non erano quello del campo, ma quello della moda e tante altre cose. Quindi sono interconnesse, la musica è interconnessa con la pallacanestro è interconnessa con la moda. Secondo me poi, tra l'altro, la pallacanestro c'è questa cosa che si porta dietro una coolness, io lo dico magari perché sono di parte, ma quasi superiore, no, agli altri sport. Cioè è come se fosse più figo. È iniziato con Jordan Brand, questo, cioè Jordan Brand è stato il primo che ha iniziato a fare le cose non solo per il campo, per giocare, per allenarsi, ma anche per andare in giro? Lì. La mia era una domanda, infatti. La risposta è lì, però è stato il primo che è diventato quello che è diventato, perché è stato legato a un atleta che poi è stato irripetibile. Ve lo dicevo l'altra volta, ma questo l'ho scoperto, cioè non è che io lo so per diritto divino, l'ho scoperto perché in realtà una delle prime scarpe fatte per il campo da basket dedicate a un atleta erano per un altro giocatore che era Walt Frazier, il giocatore che giocava più grande di Jordan di età. C'era una Puma che si chiama Puma Clyde, che era il suo soprannome. Puma Clyde sicuramente è stata un fatto che, diciamo, nella cultura generale ci può essere entrato con il tempo, però quello che è successo poi con la Jordan 1 era quello che tutti i ragazzini volevano. Ed è quindi, sì, quella ha segnato il passo, anche se storicamente magari non era la prima. Beh, sicuramente la Jordan 1, però si può dire che se dovessimo pensare a un oggetto che dà il là ad un movimento, a qualcosa di ancora più importante, soprattutto avvenuto in maniera organica, è probabilmente la Jordan 1, no? Cioè, sembra banale, però è come se fosse un oggetto, cioè è di fatto un oggetto perfetto che racchiude tutto ciò che serve. E quella roba lì, probabilmente stilisticamente, ma anche a livello di coinvolgimento, è stata probabilmente la scarpa per antonomasia, no? Non so se esiste un oggetto, cioè potremmo paragonarlo quasi a un oggetto di design, no? È un oggetto perfetto, cioè dovrebbe essere esposto al MoMA probabilmente di New York, cioè comunque è una roba troppo più grossa di quella che alla fine è la cosa più. Però mi piace vederla con un aneddoto, no? Cioè alla fine la Jordan 1 nasce da un errore, cioè la popolarità che ha, che c'è, che si nasconde dietro questa scarpa, alla fine nasce da quello che può essere un errore, no? Il fatto che la banned, tra virgolette, no? È la scarpa che dà veramente il là a tutta questa roba qui. Ed è effettivamente qualcosa che ha di fatto condizionato tutto. Questa roba qui mi fa impazzire, perché comunque si lega alla tua di passione, tra virgolette, mania, tragedia, chiamiamola come ti pare, no? Cioè, Dani, spieghiamo anche il perché, che è carino, magari qualcuno non lo sa. Io, da quello che ho letto, mi sono documentato, alla fine la Jordan 1 era stata vietata, sì, perché non potevano essere indossate scarpe con più di un colore. Che non, sì. Sì, che contenevano, in effetti in realtà dovevano riportare gli esatti colori della divisa, quindi della non ne potevano portare altri. Esatto. E a quel punto credo che in quella ci fosse qualche cosa nello schema di colori che non rispondesse, se non addirittura, come hai detto tu, forse dovevano essere monocolori, ma non credo. Penso che si riferisse comunque a quella bianca, rossa e nera. La casacca era rossa e nera e basta, forse, esatto, c'era quel bianco di più. Loro con questo divieto, no, è il contrario, cioè contrario. Dentro la scarpa serviva il bianco comunque, sì, come colore. La scarpa, questa qua di cui parliamo sempre, è di base una scarpa nera e rossa, con cui Jordan ha giocato 5 partite, è stato comunque, ha avuto una squalifica, delle multe. Esatto. E questa roba qui alla fine crea non è una cicatrice, però crea qualcosa, un crash, che alla fine fa diventare invece ancora più esclusivo. Sì. E lì ci leghiamo al concetto
di quello che può essere il collezionismo, no? Quanto è importante lo sbaglio in un processo che poi ne deriva una collezione, no? Cioè, se ci pensi, questa è una roba molto, molto in linea poi a... che effettivamente non essendo riprodotto e quindi creando un problema, diventa comunque appetibile per il collezionismo. Vero. Io non so voi, ma io ero un ragazzino degli anni 90, avevo 12-13 anni e andavo in giro con le maglie da football americano giganti, senza conoscere un giocatore, senza conoscere una squadra, senza conoscere una regola del football americano, non sapevo cosa fosse, e andavo in giro con queste magliettone a scuola facendo un misto fra un giocatore di basket, un giocatore di football, un rapper, è qualcosa di inguardabile. E ripensandoci oggi, per me è la stessa roba che succede con una generazione di ragazzi che non per forza giocano a basket, non per forza conoscono il basket, e girano con le Jordan, girano con la canotta di LeBron, girano con la canotta di MJ o di Kobe, eccetera, è la stessa roba. Io credo che questo sia un bene. Dai social trovo anche gente che invece dice cose bizzarre, per me tipo non devi, non puoi, perché se non sai neanche chi è, per me queste sono delle follie. Secondo me, anzi, questa cultura dello streetwear di Jordan Brand aiuta. Ma sono persone che non sanno chi è Stan Smith. Lo so. Bravo. Un applauso. Capisci che voglio dire? Cioè, sono persone che probabilmente... Cioè, la Stan Smith alla fine è una scarpa, probabilmente, per molti, no? Cioè, nel senso è... Cioè, come non lo sapevo io quando ero un ragazzino che cos'era, chi era Stan Smith. Secondo me c'è sempre tempo per recuperare. Poi noi siamo, nel senso, è anche accettabile che un ragazzino del 2010 faccia fatica a sapere chi è Michael Jordan, perché se non per l'ha noi, visto giocare, perché per noi è chiaramente è una divinità, però bisogna anche comprendere che noi siamo noi, ora siamo dei vecchi. È normale che per un ragazzino del 2010 Michael Jordan sia Kanye West, non so, Travis Scott. Certo, sono d'accordo. Per loro è perfettamente, diciamo, attinente con la modernità ed è giusto, quindi... Poi c'è tempo per recuperare. Cioè, assolutamente. Come, vai. Hai fatto un nome del personaggio forse più discusso, no? Quanta connessione c'è secondo voi tra Kanye West e Jordan, e chi dei due, tra virgolette, è stato più influente in quello che poi si può considerare streetwear? Cioè, Kanye West può essere definito il Michael Jordan della musica? Fino a poco tempo fa sì, poi Jordan ha avuto ha superato diverse ere geologiche, cioè come giocatore, poi 10 anni dopo e poi tutto quello che è successo negli ultimi 15 anni al brand, quindi io non lo so Kanye West tra 30 anni come sarà considerato, capisci che voglio dire? Assolutamente sì. Quindi è il tempo che ci dirà. Penso che quello di Jordan sia comunque al di là di tutto un caso più unico che raro, perché cioè, non credo che si possa ripetere quello che è successo. Su cui si è modellato tutto, tanto di quello che è venuto dopo. Sì, io voglio sapere cosa ne pensi te, perché hai fatto la domanda ma non ci hai detto la risposta. Oh, io credo che siano state due figure parallele, no? Che hanno fatto sicuramente bene nel loro sport, nella loro carriera, e poi succede invece che diventano quasi più influenti per quello che la gente o comunque il mondo gli affida come, no, come traino. Cioè, se pensate allo streetwear, non si può pensare a quanto Kanye West abbia influito per far sì che questo, cioè, che quello che noi stiamo vivendo alla fine è frutto di quello. Esteticamente ci ha completamente coinvolto in una maniera forse nemmeno lui probabilmente avrebbe mai immaginato, anzi lui lo immaginava perché è un folle, esatto. Però di base ci sono delle figure. Per me c'è stato Jordan, che prima vivendo il suo sport e poi diventando imprenditore di se stesso attraverso il proseguo del suo sport, quindi il fatto di essere il proprietario, no? Forse è l'unica persona al mondo ad essere comproprietario di qualcosa con Nike, è una roba folle. Però Kanye West secondo me la mia è una provocazione ovviamente, però credo che ci siano delle figure che sono talmente tanto fuori dal proprio contesto. Cioè, è stato forte altrettanto quando è andato in Adidas, cioè uno che quando ha capito che non poteva essere come Jordan perché non gli permettevano probabilmente di fare una linea secondo le sue scelte, è andato dall'altro lato e gli ha mangiato una fetta di mercato, quindi tosto. Anche nel fare questo sicuramente è stato rivoluzionario, e poi il resto è... Sì. Speriamo
Senti che cosa populista che dico, ma io ci credo in realtà. Io sono grande fan, non c'entra con la pallacanestro in questo momento, sia di Wes Bonner che di Martin Rose. Speriamo che la prossima essere così, diciamo, iconica, lo shift, diciamo, culturale di quello che ci mettiamo addosso sia una donna. Ah, bella. Ovviamente tu stai parlando di brand che appartengono al nostro mondo più vicino, quindi una ragazza che era che in campo magari potrebbe succedere, perché alla nicchia, cioè è una nicchia di mercato che fa parte del gusto, cioè nel senso magari sarebbe una roba, sarebbe bello, meravigliosa. Ma secondo voi esiste una scarpa che ha dato il là, cioè indipendentemente adesso da, cioè, tanto se parliamo oggi di streetwear, non si può iniziare a parlare di streetwear e finire con la musica. C'è qualcosa che probabilmente ha dato il là, no? Secondo me qual è la collabo? Cioè, lo voglio chiedere anche a te, se c'è Tommy. Io la Jordan 1 ce l'ho tatuata, la destra e la sinistra, fa tutte e due per sicurezza. Folle. Non lo so, io. Questa è una domanda davvero difficile. Poi io sono un giocatore, io so tirare la palla nel buco. Non è vero. A me non mi freghi. Però. Guarda, se ti posso dire un'altra scarpa che mi ha accompagnato negli anni è stata la Easy. Per me. Che ha amore e odio, ovviamente, immagino. Non so, magari sto bestemmiando per voi. No, ma no. È una scarpa che mi ha. Che mi ha. Cioè, gliene ho dati tanti a quei maledetti. Quindi è stata una scarpa che mi ha. Che mi ha accompagnato parecchio. Però non si scappa, per me non si scappa dalla Jordan 1, cioè impossibile. Ti direi altri Jordan, capito? Ti direi altri Jordan. Tra l'altro, piccola considerazione, qui magari volevo tirare dentro Leo su sta cosa. A me sembra quasi che ora Jordan Brand trascini il personaggio di Jordan ai più piccoli, quando magari invece 25 anni fa era lui che trascinava il brand, ovviamente, certo. No? Era one man brand. Ora però, cavolo, è il brand che trascina lui, perché come dicevamo prima, non lo conoscono, però non l'hanno mai vissuto, no? Non la vedete così voi? Beh, se qualcuno, cioè, lo dico per chi non lo sapesse, Michael Jordan era un giocatore di pallacanestro abbastanza bravino. Diciamo. Ecco. È assurdo, però questo spiega che è un'eccezione, poi per ogni cosa che funziona così tanto c'è una bellissima base di talento e poi per il resto c'è anche come tutto, come le cose che funzionano anche nella musica, quelle che durano nel tempo, anche persone che ci investono, calcoli fatti bene, soldi sprecati, cose azzeccate, cioè nel senso le cose che vanno avanti 30, 40 anni sono, non si fanno così. Quindi però è un grande precedente, perché tutti quanti gli atleti e poi dopo anche gli artisti hanno preso da lì pensando di poter diventare un brand, facendo il merch, facendo, non so se i ragazzi sono d'accordo. Io penso che, ripeto, lo ripeto, per me è un caso unico e forse irripetibile, forse, perché insomma non sapremo quello che ci aspetta, però io penso che lui sia stato capace di avere una continuità nel tempo paurosa, se ci pensi, cioè lui son 40 anni di più, 5, boh. Quanti anni sono? 40 anni. 40 anni che si conosce, prima nel primo ventennio come giocatore, nel secondo ventennio come Jordan Brand. Quindi è un personaggio che attraverso le sue gesta sportive e poi attraverso questo brand che è stato creato è come se non fosse mai scomparso dai radar. Quindi è una cosa assurda, incredibile per me. Vi faccio una provocazione. Ovviamente io, come tutti voi e tutti loro, guardo Instagram, mille pagine che pubblicano gli outfit dei giocatori, che postano l'outfit ma non postano la schiacciata magari che hanno fatto in partita, o la postano dopo nel carosello. La mia visione, la mia interpretazione è: vale tutto, basta, no, che vada la mia. Io da non esperto guardo e dico: cavolo, allora vale tutto. Cioè, mi capita veramente di fare il boomer e di dire: che roba è? Adesso tu. No, ma di base, cioè, benvenuti a Hollywood. Cioè, okay. Nel senso, l'NBA oggi è. Cioè, se il basket in qualche modo può rappresentare New York, i playground, eccetera, eccetera, l'NBA è il brand. È molto più forte il brand NBA piuttosto che quello che è lo sport giocato, no? Quindi immaginiamoci tutti i riflettori più importanti del mondo in uno spazio, cioè il tunnel è diventata la passerella, cioè
Stavo dicendo. Sì, è incredibile. Però qualcuno se ne è reso conto all'improvviso. Io ho visto un po' di tunnel NBA per mia fortuna, ma non ti so a spiegare perché ero in quei tunnel. Però ecco, tra un montacarichi che scarica dei pacchi di bicchieri e delle altre cose, effettivamente è una passerella dove c'è gente che ti guarda, i fotografi ti fanno le foto, poi all'improvviso qualcuno ha pensato che era una Instagram opportunity incredibile, e da quel momento in poi hanno pensato io gioco ogni due giorni, scusami se ti ho interrotto. No, stai approfondendo. Ogni due giorni, sti highlight probabilmente non se li guarda nessuno, nella Lega siamo in centinaia, come mi posso far notare in un'altra maniera? E infatti io dico che adesso nell'NBA fuori dal campo comandano gli stylist. Esatto. Ogni giocatore o quelli che hanno uno stipendio che lo può giustificare hanno uno stylist, chef e stylist. Per ma forza. Ce l'hanno tutti secondo me, in NBA secondo me ce l'hanno tutti. Perché comunque vediamo, ma la cosa che mi fa riflettere ogni volta è un po' da anche appassionato di calcio quale sono, è il perché non riescono, ci stanno provando Barcellona, queste robe qua, ma il perché secondo voi quel tunnel maledetto non riesce a sfondare in un altro sport? Perché i calciatori sono dei tamarri e non sono stilosi, questa è la verità, appunto. La pallacanestro è fatta solo di gente stilosa, okay. Guardaci. Perché di Beckham ce n'è uno, tu dici, no? No, però un po' sì. No, ma gli outfit di Beckham, che è un'icona, io lo abbraccerei se fosse, ma non funzionano nel tunnel, non sono estremi, cioè nel guarda Shai Gilgeous-Alexander. No, certo. È diventato forte prima ancora di fare il primo 20 in NBA, perché però quello sposta come tutte le cose che ci sono sui social, cioè magari tu vai in un ristorante che dai social ti sembra una bomba, cioè l'immagine conta e poi dopo ci vai a mangiare. Poi nel momento in cui viviamo viene prima l'immaginazione, viene prima la comunicazione che il resto, purtroppo, per molti aspetti purtroppo, perché alla fine è così. Pazzesco. Beh, comunque per essere un brand, per avere popolarità, un brand ha bisogno di visibilità, no? Cioè i giocatori sono di fatto dei brand, brutto dirlo perché sembra basso, in realtà noi siamo dei brand, no? Cioè, togliendo fuori quello che faccio io davvero, quindi è più facile associare il brand a qualcosa di fisico, alla t-shirt, alla felpa, ma in realtà siamo tutti brand nel momento in cui ci mettiamo in gioco attraverso comunque una piattaforma social, no? Quindi se tu curi l'immagine di te stesso attraverso i social, alla fine diventi un brand a tutti gli effetti, no? E quanto importante è la visibilità che ti dà una lega come l'NBA e avere un testimonial per i brand come esempio LeBron James, no? Cioè, quindi immagini LeBron James che ha la visibilità che sappiamo, pensa quanto è importante quel tunnel, cioè è il miglior modo per alzare il percepito del proprio, perché anche questa cosa qui va detta, no? Cioè fai fatica a giustificare attraverso un certo tipo di abbigliamento il valore di quello che sposta quell'artista, in quel caso lì quel giocatore, no? E quindi hai bisogno di posizionarti. Adesso magari molti non riescono a capire, cioè, quanto importante è quello che fanno loro, cioè nel senso, provate a immaginare adesso, che ne so, LeBron James. Immaginate, LeBron James non è più associato a dei brand che fanno streetwear, no? Oppure che fanno delle tute, delle t-shirt. Cioè, c'è Tom Brown, cioè nel senso, siamo arrivati a un livello talmente tanto alto che è incredibile questa roba qua. Cioè, è per quello quando il tunnel può essere davvero il paragonabile alla passerella degli Oscar, ma è un livello incredibile, e dietro c'è uno studio di qualsiasi dettaglio. Sta diventando uno show, ti ripeto, la mia provocazione iniziale, l'NBA alla fine è Hollywood. Non sei lontano dalla realtà, anche nella mia visione. Tanto alcuni, cioè tu hai detto, ci sono delle cose improbabili, ma infatti loro poi entrano in spogliatoio e i compagni li prendono per culo. Esatto. Però per la foto va bene, cioè. Sì, infatti, ma come si fa quindi nel mondo di noi umani? Sì. Come si fa a far funzionare un brand in questo mondo streetwear? Come si fa a farlo funzionare? Domanda da un milione di dollari. No, si devono. Guardi, questa cosa, oggi ci sono immagini di tanti puntini che uniti formano una figura. Senza uno di quelli tu non lo comprendi, non riesci a capire che cosa sta succedendo. Alla fine il brand è la cosa più vicina, se vuoi
capire che cos'è un brand basta guardare a un magazine, cioè oggi è come se fosse un magazine, quindi un racconto dove è importante il linguaggio, è importante il modo in cui magari si scrive, si comunica, quindi la comunicazione, il linguaggio, ovviamente quello che fai e il racconto che decidi di mostrare, no? Quindi attraverso il brand tu stai raccontando una storia, è una narrativa, cioè senza molte cose alla fine non può funzionare. E se c'è una cosa sicura è questa, che non bastano alcune cose, altrimenti sarebbe anche troppo facile. Non c'è un moltiplicatore che ti porta sempre allo stesso punto. Se fosse facile lo farebbero tutti, come tutti. No, lo fanno tutti perché è facile, però diventarlo non è così, cioè non è così ovvio. Però secondo me c'è anche da dire questa cosa qua, non tutti i brand sono disposti a essere addosso a quei giocatori là, se ci pensi. Cioè sono scelte comunque aziendali, sono scelte di comunicazione, scelte di marketing. Ci sono dei brand che magari vogliono mantenere la propria identità non essendo su quel palcoscenico lì. Quindi automaticamente un brand che vuole essere lì deve contattare l'agenzia o lo stylist più figo del mondo e automaticamente pregare che quella sera lì gli venga messa addosso quel capo lì. Oppure metti giù 50.000 dollari, sì, quello e ce sicuro. I soldi non credo che sia tanto. No. E i soldi lì vengono prima di qualsiasi altra cosa, credo. No, purtroppo. E quindi la direzione qual è di questa cosa? Cioè, dopo il tunnel cosa arriva secondo voi? C'è il gioco. Non si sa. C'è il gioco. Cioè. Adesso credo. Sul gioco invece loro sono stra. Clean, non. Ma anche lì nel gioco giocato oggi, il talento senza la testa. Cioè, quando tu mi hai fatto una domanda sul brand, io se ti dicessi oggi quanto. Cioè, se devi dividere, no? Puoi dividere le varie componenti che portano un professionista a essere il migliore di quello sport, cioè senza la testa, senza il talento, senza la determinazione, senza. Cioè, è così, cioè, anche il brand come nello sport ha bisogno di un allineamento di tante cose. Tra l'altro il nostro fratello LaMelo Ball che si è tatuato il logo del suo brand e glielo fanno coprire durante le partite perché non è legale. Ah sì? Poi io ho tatuato il logo del mio brand ma c'è sopra i calzini, quindi non so. Invece voglio fare una domanda a Gaemon, perché a me tutto il mondo del collezionismo mi affascina, io non sono un collezionista di niente, non accumulo niente, butto via quello che ho usato un'ora fa. Cosa c'è nella testa di uno che colleziona, accumula scarpe, che investe e che c'è dentro, come immagino, se posso permettermi, ci sei dentro te? La prima cosa che mi viene in mente è che nella testa di un collezionista c'è la frase "il mio tesoro". Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Non lo so, io me la cavo con una battuta, cioè da bambino, ragazzino degli anni 90, che poteva avere una scarpa all'anno, che era quella con cui dovevo fare allenamento il pomeriggio e con cui facevo l'ora di educazione fisica, le due ore di educazione fisica, quindi una me ne veniva comprata. E invidiavo il mio compagno di squadra con cui giocavo a basket, che magari c'aveva la Penny Hardaway che mi poteva piacere di più di quella che c'avevo io, o un'altra scarpa. Penso che poi dopo, crescendo, quando ho iniziato a potermelo permettere, ma anche quando non me lo potevo permettere, cioè quando però ho avuto, diciamo, la mia autonomia un pezzo alla volta, ho realizzato anche i sogni di me da bambino, una cosa che molto spesso da adulti tendiamo a fare, cioè avendo l'indipendenza economica ci togliamo gli sfizi che non ci potevamo togliere da è solo che il mio bambino interiore, diciamo, mi sta mandando sul lastrico, diciamo che quello è più il fatto. Cos'è? Dopo va oltre l'accumulo, va che diventa una cultura, che diventa una comunità, che si parla un linguaggio, che ti accorgi di alcune cose di design, quindi inizi a collezionare delle cose che sono degli oggetti che hanno una funzionalità e basta. Ci sono anche dei momenti brutti, che sono dei momenti di compulsivi, cioè dove tu mediante l'acquisto riempi un vuoto, sei triste e compri. Se la passione è vera, nel tempo comprendi anche come puoi diventare un po' più oculato, comprarti quella cosa che ti piace veramente, quando veramente vale la pena dire qualche no. È super interessante questa cosa. È comunque cosa un privilegio.
super interessante sta roba del lato oscuro del collezionista che hai detto, è affascinante. C'è, e i social lo peggiorano, e i ragazzini pensano che avere una murata di scarpe sia solamente, cioè, sia una cosa figa. Sì, ma è anche un accumulo di, a volte, di cose neanche non belle. Delle volte io ho più di una volta fatto uno svuotamento, ho fatto tanti regali a amici, collaboratori, amiche, parenti. Delle volte la notte proprio pensavo, fra un po' vengo sommerso, che cosa la sto facendo a fare questa cosa? Nella vita si fanno anche degli errori, si impara. Voglio chiedere anche a voi in che rapporto siete con le sneakers, ma prima ti devo rispondere a una cosa che mi hai detto prima e che io, avendo quattro neuroni, non mi è venuta in mente, ma mi è venuta in mente adesso sulla scarpa. Perché lui ha parlato di invidia, vi invidiava il compagno di squadra che aveva le scarpe buone, no? E io mi ricordo, un giorno compro le Shox, le Vince Carter, per giocare. Erano appena uscite, le ho comprate, carico, arrivo all'allenamento e il mio amico aveva preso le Jordan 11 Concord, che erano arrivate al negozietto di Siena. Io mi ricordo il male nel cuore, perché i miei non me l'avrebbero mai comprate, avevo appena comprato le Shox, e quelle Jordan 11 non l'ho mai avute poi. Il cuore dentro quelle scarpe ci ho lasciato. Il mio amico Giovanni Ricci, che mi ricordo ancora chi era, con ste cacchio di Jordan 11 mi ha ucciso. Quindi quella è la scarpa che mi ha ucciso durante l'adolescenza. Gran scarpa. E voi in che rapporti siete? Non immagino come lui, ma come ve la gestite, il rapporto con le scarpe? Io ho avuto un problema seriale anch'io con le scarpe. Perfetto. Sono stato collezionista per tanti anni, poi ho rappresentato comunque uno sneaker shop, quindi ne ho avute. Probabilmente sono state fortunatamente più quelle che ho venduto come in negozio piuttosto che quelle che ho comprato, però ti garantisco che poi io ero un feticista, quindi io sapevo vita, morte e miracoli di qualsiasi scarpa. Sono più appassionato di OG, quello sicuramente, e non sono stato troppo coinvolto da tutto il sistema che è venuto dopo, no? Forse mi sono fermato una generazione prima, però ti garantisco che c'è una motivazione perché ci sia tutta questa forza. Io sono convinto, vi dico una massima mia, che la personalità delle persone sta nelle estremità, no? Quindi sia soprattutto nelle scarpe, ma anche sopra, cioè tu banalmente guardi una persona in testa, cioè se sa portare un cappello con il tuo look, tu senza i capelli così sei diverso da quello che sei oggi, è un insieme di cose che magari non ci fai caso, non gli dai peso, ma in realtà sono fondamentali. Ma le scarpe, se vuoi sapere chi hai davanti, probabilmente gli devi guardare le scarpe, no? Cioè tu puoi prendere per il culo chiunque, ma alla fine se una persona c'ha personalità o meno la guardi lì. E se hai un po' un occhio clinico, questo difficilmente ti sbagli, mettiamola così. Quindi il fatto che proprio ci sia questa incredibile passione per qualcosa che ti dà la possibilità di esprimere chi sei, quindi la scarpa, indipendentemente adesso poi dal collezionismo, da tutta quella mania che viene dettata dalla parola più assurda, che è il no. Cioè esiste il collezionismo perché c'è questa parola prima di tutto, non la puoi avere. Cioè se il mercato delle scarpe fosse stato facile, no? Quindi se non esistessero le limited edition, non sarebbe proprio assolutamente esistito il mondo degli appassionati di sneakers che si legano poi a un collezionismo. E vale per qualsiasi cosa, quindi è la regola del no. Cioè quanto più difficile è avere qualcosa, tanto più diventa attraente caderci, e diventa quello il vero problema. Il problema, oddio, questa secondo me è la caratteristica. Sì, il problema, perché poi si arriva a pagare, amici anche che sono arrivati a pagare delle scarpe cifre no sense. Vabbè, lì si entra in un meccanismo completamente diverso. Io penso che insieme a Dani, insieme a Gamon sicuramente, diciamo, faccio parte di una generazione in cui abbiamo cominciato a comprare e collezionare scarpe non per hype, ma evidentemente per comprare quello che in realtà ci piaceva. Io anch'io, diciamo, ho questa passione qua. Ho sempre però comprato quello che mi piaceva in generale, cioè che fosse una Mizuno, che fosse una Lecoq Sportif, cioè l'importante era che era una cosa che era una soddisfazione personale. Ho cominciato ovviamente a comprarle anch'io quando ho avuto una certa indipendenza economica,
anch'io da bambino vedevo sempre magari il compagno che aveva le scarpe più belle delle mie e rosicavo, però è arrivato poi il momento in cui ho cominciato a togliermi anche questa soddisfazione per soddisfare questa mia passione. Devo esserti sincero, ultimamente, parlo degli ultimi anni, sto comprando scarpe che possano aiutarmi anche nel mio lavoro, perché alla fine compri magari una scarpa che ha un materiale mai usato prima, con una tecnica mai usata prima o con una suola diversa dal solito, anche perché magari ti può servire dal punto di vista lavorativo, visto che comunque facciamo anche del tipo di consulenze anche da quel punto di vista. Quindi un collezionismo sì, però fatto nel modo giusto. Anche perché adesso è complicato, o sbaglio? Cioè non è più come quando eravamo piccolini noi che andavi e le compravi. Adesso vedo i miei amici che sono super appassionati, cioè avere una scarpa devi fare... è diventato complicato. Sì, per fortuna ero un po' calato. Come ti poni su questa cosa te? Io avevo, diciamo, una linea interiore che secondo come, cui... Come Dexter Morgan. Veramente, no, però secondo cui una cosa che era rivenduta, quindi comprata da un'altra persona e quindi rivenduta, resellata, io oltre un certo valore non la compravo. Dicevo non la devo avere, punto stop. O arriverà il momento in cui questa cosa farà un giro, per cui arriverà a me, se la voglio devo saper aspettare, perché sennò altrimenti semplicemente a chi sgancia più soldi. Poi dico un altro fatto: sono passioni, sono collezioni, rispetto a altre cose della vita sono marginali, però anche se sembriamo degli scemi, quello che è successo, diciamo, in questa parte della cultura tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90 ha influenzato tutto il mondo. Io non so se voi ve la fate spesso questa domanda, io sì. Voi le guardate le persone, ora siamo un evento sportivo, ma se voi guardate in giro la densità di scarpe da ginnastica è altissima rispetto a 30 anni fa, dove le persone che andavano al lavoro avevano le scarpe per lavorare, punto e stop. Hanno tutti più o meno una scarpa di gomma, una sneakers. E vuoi perché è successo con il basket, e vuoi perché è successo con il tennis, e vuoi perché è successo con lo skate, ma quella roba ha invaso la cultura popolare. Quindi sì, sembriamo un po' scemi da appassionati, però di un fenomeno che è stato un fenomeno globale, importante, di cultura popolare, che è entrato nella cultura. Quindi secondo me è divertente almeno analizzarlo. Sì, ma poi c'è anche un tema che è legato al fatto che la sneaker è stata sdoganata, e quindi praticamente tu probabilmente in un ristorante stellato non trovi più la scarpa allacciata di cuoio, trovi la persona che è arrivata lì per un motivo e quindi praticamente lì o per passione oppure comunque è lì che sta mangiando stellato, ma sotto c'è una sneaker. Invece prima la sneaker era accettata fino a un certo punto, non ti facevano entrare in un locale con una sneaker, dovevi indossare una scarpa allacciata, era così ed è la verità. Oggi è il contrario, giustamente, cioè, so che per qualcuno sembrerà che stiamo parlando di una collezione tipo di bomboniere dipinte a mano. mi rendo conto, però invece in realtà questo, cazzo, non qui credo, ha avuto sicuramente un impatto nella cultura generale molto interessante, quindi da persone, diciamo, appassionate, diciamo, di quel mondo ci sta a fare. Ma comunque ben venga, perché cioè, adesso non è che sono meglio di noi quelli che fanno collezionismo di francobolli, perché offenderanno, ragazzi, si offenderanno sicuro. Cioè adesso va bene tutto, però magari un francobollo da 2000 euro, cioè, cavolo, comunque che cazzo te ne fai? Cioè alla fine è il collezionismo, quella è follia, però è aggregante, perché magari tra di loro secondo me tutto il collezionismo in generale tocca tutte le passioni, secondo me. Sì. Cioè, io ho trovato, come nella comunità della pallacanestro, come per la corsa, quando è così nelle sneakers, così nel rap, così quando ti aggrega una passione, tu parli lo stesso linguaggio, ti piacerebbe avere le stesse cose, questo è cioè noi tre siamo amici, diciamo, perché ci piace la stessa cosa, siamo appassionati. Poi ammettiamolo, cioè comunque stiamo parlando di design, cioè adesso stiamo parlando anche di bello, cioè in generale, no? Cioè il design della scarpa è una roba figa, cioè lo puoi paragonare al design industriale. Una Jordan 1 per me non è meno figa di una... Se pensi a quando è stata fatta, poi, che giocavano in ciabatte fino al giorno prima. È tecnologia allo stato puro. Giocavano in ciabatte fino al giorno prima. Tu mettiti un paio di All-Star e corri da qui alla giù, quando arrivi al vetro i piedi ti cascano, certo, si stacca, quindi c'è della tecnologia. Abbiamo 4 minuti, però io questa domanda ve la voglio fare a voi che siete dei creativi veri.
perché è una curiosità mia. Abbiamo parlato di Kanye, mi sono perso il momento, lo dovevo chiedere in quel momento lì, ma anche Virgil, rest in peace. Quando uno arriva a quel livello lì, faccio sempre la solita domanda da stronzo, non è che qualsiasi cosa fai è bella perché sei un genio e wow, oddio, guarda che ha fatto, anche se fai uno schizzo verde su una scarpa bianca che si è già vista. Uomo della, domanda da uomo della strada. Io penso che forse è bello se rispondiamo tutti e tre, perché è una cosa molto molto interessante. No, io credo che si tratti comunque di persone che spostano delle masse, quindi automaticamente già quel fatto lì vuol dire che sei una persona oltre la media, e di quelle persone ovviamente ce ne sono pochissime nel mondo. Detto questo, oggi io penso che creare una community attorno a sé o attorno al proprio brand resti la cosa più difficile che esiste, come, ma non parlo soltanto di brand, parlo anche di musica, parlo anche di qualsiasi cosa, cioè creare una nicchia di persone che possa essere gigantesca o piccola che sia, che segue quello che fai, è veramente secondo me oggi molto complesso, sia perché c'è tantissima concorrenza in qualsiasi ambito, sia perché comunque vuol dire che sei veramente bravo a fare il tuo lavoro. Quindi da quel punto di vista ti dico, sì, è chiaro, c'è sempre una oggettività di gusti, ovviamente come dici tu, lo schizzo verde su una scarpa bianca magari a uno può non significare niente, ma magari alla community di Kanye sicuramente può significare qualcos'altro. Però ti dico, io apprezzo sempre tanto la gente che sposta un sacco di persone, cioè, perché ripeto, quella per me è la cosa veramente più difficile da fare oggi. Abbiamo un minuto e servono due risposte, ci fanno segnali, quindi ragazzi, sì, non bisogna giudicare l'arrivo, bisogna giudicare il percorso, te la dico così, cioè giudicare l'arrivo, non arrabbiare come è. Faccio paura. L'arrivo è facile da giudicare, il percorso è da elogiare. Il percorso che hanno fatto tutti loro è qualcosa di quasi irripetibile. Poi cioè, quello che ne deriva è il fatto che qualsiasi cosa faccia poi una persona ovviamente piace, perché parla ad un pubblico ampio, e questo è. Io ti dico quello che ti ho detto prima, non ce l'ho una risposta vera su questo, perché varrebbe anche per la musica, varrebbe pure per quello che faccio io. Credo che sia il tempo a dire poi dopo se una cosa fatta da una persona molto esposta, molto talentuosa, ha resistito quell'idea o era una schifezza fatta in quel momento, ammantata però di altro. Certi privilegi poi uno se li guadagna anche, quindi se tu... qualcuno dice che è bella una cosa che è poco riuscita, perché tu fino ad allora ne hai fatte centinaia di belle, passi pure. Grazie, io ti faccio una provocazione, così almeno vai. Siccome sono rompipalle, lo sapete. Vai, vai, ci sono. Secondo me il bello non è soggettivo. Cioè, questo è veramente il tema. Facciamo la prossima puntata, eh? Facciamo in studio. Abi, c'è da fare un'altra puntata. Rovinati. Il bello che non è soggettivo. Grazie ragazzi. Grazie, grazie a Tommy, voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Oh, mi raccomando, eh. Oh.